Thank you. Eccoci ritrovati, cari amici di Telegarda, per un nuovo incontro con il dialetto, con la trasmissione che voi ben conoscete: non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ben ritrovati, vi spero sempre numerosi, attenti, appassionati, desiderosi di imparare. Oggi vedete che ritorna una presenza gradita che Milena Zucchelli di Ceole, poetessa dialettale che già in precedenza ci ha fatto conoscere alcuni suoi versi, anzi numerosi versi tratti dai suoi libri e anche oggi ci viene a presentare una nuova poesia. E parli sempre in italiano. Che vi anticipo, e parli sempre in italiano. Allora, adesso vi dico subito che ancora la nostra Milena presenta un'altra poesia, un po' dei suoi versi. E questi è bei eh, perché è ambientale. Versace, è Messa agli olivi, <ride> <immensa ride> olivi, che è una pianta caratteristica un messo, della messo. nostra zona. Sì, certo. E lei è intitolata Sui olivi ed è tratta dal libro Il più bel canton del mondo, pagina 22. Quindi, chi avesse desiderio di trovare questa poesia, va a cercarsi. In biblioteca o magari se la trova da qualche in qualche libreria non c'è più da nessuna parte, la, non c'è più da nessuna, la, parte, la, più da la, da nessuna la, banda la di È il anche... più bel cantone del mondo a pagina 24. Le sole quindi, da casa. Sui olivi, quindi tieniti pronta, Milena, alla lettura di questo che mi piace particolarmente. Prego. Sui olivi. Cammino tra messe gli olivi e mi sento felice insieme a loro come quando che ne va a spigolare con la menona, che ne de che ne è dei veci, abbrassai come morosi, con le raiz storte e scavate, con quella scorza, rusina e pelosa, e qualche nif scondù, con le fogliette d'arzen che le si sbianca quando cambia il tempo. Vardo don l'ac lusto come speggio, ride il castello solo i suoi paesotti, e sento le campane che le suona e le si chiama desigual. Qualche fioret scomincia a secarsi, ma che ne è ancora di buoni per la massetta a portare mia mamma? Adesso è ora di e vago e ciao. Tiro un sospir che subito va via lontano col ciacolare delle campane. Allora, Mirena, allora, dette nella regolata perché continuiamo a parlare italiano. A me, dire la verità, all'inizio tendevo a parlare italiano perché dicevo che vuoi mantenere da una banda il tagliam dall'altra ah, il, il la Però con te ho visto che è impossibile, no? È che succede che ti contagio, cioè parlo italiano mi e parli a eh, italiano. E te mi contagio anche mia. Allora parla in dialetto tutti i due. Fra l'altro è bello perché mi parlo in dialetto archese e ti parlo in dialetto rivam. Rivam, eh? sì. Chiaro. Allora, te hai sta bella poesia sugli olivi. Però sta poesia chi. Al di là di quel che dopo una roba a dire come sempre con la mente. Adesso si può parlare libero? Parla liberamente. Ecco, Questa qui pensa che mi ero con Menona sugli olivi, che la mescaldeva le manine, mi faceva tanti dei fogarelli messa sotto gli olivi. Sai? Perché se ne va su in novembre, in dicembre, sì, quando si voleva zorgamento. Perché menona la mescaldeva le mamme, la mi faceva i fogarelli, mm. perché lassù in zona un bel sacco d'oliva, era soldi allora, no? Non era soldi da, da comprare mm. l'olio, no? E so che meno nonna devo spigolare e ogni tanto mi fa qualche fuoco per scaldarmi le mani e allora mi stai impresso che questi olidi, capisci? Che allora era freddo. Era fredda. Non è come questi due inverni ultimi anni. Era freddo, era freddo. Era fredda, però era fredda era freddo anche adesso, non, non è che trova. Allora era più fredda adesso, secondo te? E pare che sia quasi più fredda adesso che nuova volta? Ma insomma, mi dice di no, gli dice che è sta più fredda degli altri anni. Ma va. Voilà. Comunque. Ah, stanno hanno fatto il cazzo. Quindi ti fa ricordare allora? Alcuni personaggi della volta, Tonona, Menona, quando deve Menona, si, dire, tonona, dire, dire. sicuramente. Sì, 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 E dopo anche una pratica che si feva allora no? Nar a spigolar. Dopo si se sentisse la se Gover sentisse. dice Segover, Gover, a ecco Gover, vede, lui Gover, Gover. Gover noi con la O aperta, voi Gover. A Gover. A Gover. Coskalim. Ecco, sì. Cos Cos eh? sì. Tutamam. Col grumbial, Con il grumbial, grumbial, col grumbial, 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 che a e dice il tomanel, vedi sì, so. come cambia, non ti piace. No, piace il tomanel? Con il grumbial, che noi, col, col grumbial. grumbial. E senti un po', e, e dopo l'oliva non la fai fuori? L'oliva noi la metteva A perdere l'acqua, a, a sugarsi? No, ma noi l'oliva la oliva su la sì. vendrio, sì, no? e la mettevamo nel sestello, di qui, qui, sestello che veniva, no? Sì, sestello. quando eravamo a casa la sguiva fuori tutta sulla tavola. Che la si, si secchisse un po', dopo Beh, la, 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 la metteva in fora e dopo la portiva lì a, a far, fa far fuori. Da, da quelli da Varegnan, che c'erano che era ancora, ancora quelli da Varegnan, che c'erano quel tanti che sta quelli dell'oliva. Eh, non mi ricordo più, se era. Sì, L'abeteva l'indo che, che è il torchio proprio, no? Sì, sì, sì ho ben e capito, il ma, eh, ma parlando di qualche anno fa. Mm. Senti, ecco, allora, abbiamo parlato quindi delle persone, delle pratiche contadine, Ecco dimmi qualcos'altro di questi olivi. Per esempio, che okay, hai delle belle immagini. Per esempio, ti dici quella scorza rusena e okay, pelosa. Bella, sono forti la piasca. Con sì. le raiz storte, storte e scavate. Sti olivi a volte abbrassai come, come morosi. morosi che bello, eh? Con qualche nif scondù, scondù. Le, ecco, fogliette ecco, le fogliette d'Arzè. Le fogliette d'A'Zel, nonno, nonno che me hanno segnate. E diceva papà. Quando gli olivi li fa così, vuol dire che va da piove cambia il tempo. Ecco. E allora io ho messo dentro, eh? quelle fiorite d'arzena, che, che, che le si sbianca quando cambia il tempo. Hai visto che le ho, ho messe qui? No, non mi diceva, stilo, ma no, non era un grande uomo, sai. E dopo ti dicevi che era il tempo, quando ne toglievo che qualche fioretto cominciava a seccarsi. A seccarsi. Mia madre le aveva Come in autunno. Quel rito lì era morto. Mi venivo sempre per fiori per mia mamma di quei silvani, no? Silvani. Silvani. A Silvani, Silvani. Te a Silvani in italiano, no? Ah, ho capito, per i suoi selvateghi, sono i selvateghi. Sono i suoi selvateghi, sono i suoi selvateghi. Ma anche adesso toglieli, forse li faccio su. Perché sono i miei nipoti Selva. ah, a cimiteri? Perché sono i miei a tua mamma? A mia mamma, a mia mamma a lì davanti alla fotografia, a me il cimitero, a cimitero, non che interessa. Ah, ho ok. capito. Al cimitero di Gokki, basta, al cimitero non no. no. vado mai al cimitero, okay. perché non mi interessa. Una volta che fai il massetto per tua mamma, che lei era mette, morta da mettevo... Dovete che, mette che lì su a casa, mettere che risuvi davanti alla sua fotografia, che la mettevo, no? Ecco. E dopo ti parli chi del ciacolare delle campane, ecco perché, non okay. del ciacerare delle campane. No, il ciacolare, no, mi piace, mi, mi piace, mi piace mi è, più, è più musicale per me dire ecco, ciacolar. Esatto, Quando te parli del ciacolare, perché c'è ciacolar, proprio le campane che le fanno ruclu, ruclu, ruclu. Suono ruclu, 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 ruclu. il suono dir... onomatopeico. Il gaddischi onomatopeico, ecco, stato si. che parli di grammatica. Sì, 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 ho capito. Ecco. E, e... e dopo ero lì, ero lì così che aspettavo sentato che toglievo questi fiorellini e intanto me la parlivo sempre per me, no? <fio> Il ragazzo era una bella che è fatta quando vive oh, que... a casa. Però adesso, Milena, te ne fai una sorpresa, te dite. Sì. nel senso che questa poesia sugli olivi te me la canti. Sì. Perché? Perché hai passione di musica. Senti, no? già sotto? Sì, sì, a allora, te adesso devi cantarmela. Ascolta. Però, vi devo dire che questo qui è un testo, però, la musica è tutta un'altra cosa, la musica, musicalmente il coro. Perché questa qui, me l'ha musicata uno che era innamorato di, degli olivi, e di, 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 di gli Olivi era innamorato. Ma ha fatto anche arco... Come si chiama? Ma ha fatto anche arco, sì. Si chiama... Eh, Miga, aspetta, Fornaro, aspetta... No? Il Fornaro. Domenico Fornaro. Ah, ecco, Domenico Fornaro, Domenico Formaro, ecco. mol molto anziano, però ha vinto tanti concorsi lui, anche per i bambini, allo Zecchino d'oro. Era una persona molto colta di musica. Perché ti hai scritto il sac de musica, ti ha benzardito magari nella puntata di era, era un musicista... Mm fantastico, innamorato quindi te di hai conosciuto tante persone innamorato di che, Arco, con la che poi vi farò conoscere anche la canzone di Arco perché qui a Arco fanno sempre i nostri, i nostri grandi maestri fanno cercare sempre i, i, come si dice, il Beppi De Marzi che è fenomenale, ma sono sempre lì, fanno presto a fare le canzoni. Qualche volta sai bene sentire anche uno di un paesano che cantava ah, una canzone. E esatto. invece questa delicatezza io non, non, non l'hanno mai avuta, lo dico francamente davanti a tutti, non l'hanno mai avuta perché io conosco tanti maestri di musica qua, anche di, di Cori. Ti dicono sempre sì sì sì, sì" fa. dopo, non fanno niente, forse dico, quando morirò, chissà che non feghe qualcosa, comunque quando sono morta. Allora per i nostri amici, ve lo dico già adesso che quando sono morta non mi interessa proprio niente. Che vi dopo, questa adesso? Che vuoi ecco, dopo sta cammin. critica feroce, allora Milena canta in questa poesia ecco. sugli Olivi. Dai. Allora, come, come ripeto, è una, è una canzone semplice, non c'è un'organizzazione. Non Musicata di coro, da Fornaro, così. ma con sì. le parole tue Con le, con le parole mie. La musica è sua, però io la canto così alla buona, no? Questa qui, perché non c'è lo spartito musicale. La canto così. Cammino tra messa e olivi, no, sui olivi devo dire prima, no? Ma è lo stesso. È lo stesso. Cammino tra messa e olivi e mi sento felice insieme a loro, come quando che nevo a spigolar con la menona, che ne sovine, che ne deveci, abbrassai come morosi con le raiz, storte e scavate con quella scorza, ruse e pelosa e qualche nif scondù, quelle fogliette d'arzen che le si sbianca quando cambia il tempo. Vardo zolla, tu lustro come speggio, ride il castel, solo i suoi paesotti, e sento le campane che le suonano e le si di sigual, desigual. Qualche fioretto comincia a secarsi, ma che ne è ancora de buoni per mazzè da portarli a me, mamma. Tiro un sospiro che subito il va via lontano col ciacolare delle campane. Tiro un sospiro che subito il va via lontano col ciacolare delle campane. Din don, din don, din don. Ecco col ciacolare delle campane, ecco, abbiamo concluso anche <ride> la puntata di Ankoi. Anche se prima però adesso devo alzarmi e parlo italiano parlo italiano e vado la Milena la ride e vado a farvi notare oh questi aspetti. Allora, intanto mi premeva questo termine rusena arrugginita, vedete? Rusena. Con l'accento tonico sulla U. Va bene? Perfetto. Qua che cambia, ecco questo mi preme, perché a volte noi troviamo la parola quando... Si. O quanto. Ecco, quando queste due parole, in questo caso è quando che cambia, quando, però siccome c'è... Si una, potrebbe dire anche quando, sai di Eh, ma è brutto. È brutto quando eh? che cambia va bene, sì. però è caduta la D, che è una consonante, chiaramente, perché non si poteva dire quando che cambia. Che può, la la, la D e la e C. Che, c allora è caduta vuole, la D. E' giusto quindi quan che cambia. cambia, questo mi premeva. Ecco. La stessa cosa quanto, eh? quanto anche in questo caso, quando poi c'è una vocale, questo to Se la cade sabia. e rimane quan, sia per quando vuol dire quando, sia per quando vuol dire quanto. L'AC, beh vedete ritorna la solita C finale che però si pronuncia non C ma C e, e parlato, quindi allora mettiamo l'AC. Ecco, ne abbiamo parlato pulato. Io punta. col dottor Rosaro che forse era un po' più vecchio di, mm. di cui adesso, adesso ci sono i moderni no, che, che, mm. che, che, che mettono le H così, mm. però dottor Rossaro, io, io, io sono sempre stata col uguale come, come il Floriani, come Giacomo Floriani, Io, noi abbiamo, abbiamo sempre guardato Imparato da lui. il Floriano, anche, anche Enrico andava il Floriano. come modello insomma, come modello, cioè, e, e, non si, e non si può sbagliare, e come scriveva Floriani, perché lui è stato il Flor Grande, lo scriveva senza H, lo scrive. esatto, ecco, e allora Quindi... noi, noi andiamo col Floriano, non ci interessa niente di altri cosa che dicono, perché c'è stato un dibattito con persone anche molto, molto molta cultura però, non mi interessa la sua cultura, noi l'ac va senza acenza e anche bosch noi fa senza acca. Poi vedete so paesotti, i so suoi, ecco so con la o chiusa, qui non ha messo l'accento fonico chiuso, ma vi ho già detto che non sembra sì, ma sono che dimenticate. No, no. e, po e poi io sono un po' trasgressivo a volte Poi sai? salto all'ultimo, ciacolare, ne abbiamo già parlato prima sì. eh, del ciacolar delle, delle campane, non il ciacerar delle persone. Questo es ciao è un termine di cui si sono interessati di più. di mia mamma lo, diceva dialetto, sempre, lo diceva sempre. Mamma. Dicono tutti e ciao, ma nessuno sa esattamente l'origine, chiamiamola etimologica, ma l'origine di questa parola. E ciao per dire ciao e basta, ciao e ciao. No, volevo ecco. dire, io lo capisco così. Questo e ciao vorrebbe dire adesso sono stanca di stare qui così. Sì, ciao e ciao", basta, basta, ciao e basta. Sì, es es ciao, fa... sì, lo dicevano. Ciao". Sì, sì, lo i, dicevano nostri, non so. I nostri vecchi lo usavano. Mia più. mamma lo usava, cioè, adesso va. e ciao, va uno strappo bacio ecco quindi questo simpatico quello lo sai? aspetti quindi ricordiamo questo è ciao a come me diciamo mi piace con mi piace, mi va bene come, mi allora con questo commento finale della Milena su questo termine ciao di cui non sappiamo l'origine etimologica vi ringrazio per l'attenzione ringrazio Milena per questo te, il tre bacini vai, come sei sempre venuta uno, a trovarmi a cercarmi. due Bravo. e tre e naturalmente e quattro la inviteremo il, il quarto, nostro, regista, nostro regista che ci sta inquadrando. <ride> Vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ai belli e anche i brutti.